Ciao ragazzi, benvenuti nel canale di Seven Vanquisher, aprile. Facciamo un video acquisti numero 3 di aprile. Sì, sto aprile ho preso un po' di roba, ma devo dire una cosa. Di nuovo, praticamente, che attendevo con ansia, non è ancora uscito nulla. E sto parlando di Brave Story, il numero 7, sto parlando di Mayo Tome, sto parlando di Mushishi numero 6, ancora non è uscito nulla. Quindi mi sono dato ai recuperi e allora ho recuperato Claymore, il numero 15. Questo, come sapete, lo sto recuperando piano piano con tutta la calma, perché tanto comunque già lo conosco, già l'ho visto, già ho visto l'anime praticamente. E l'anime ovviamente si ferma prima del manga, il manga continua. Ora non so precisamente fino a quale numero più o meno si ferma l'anime rispetto al manga, ma sicuramente qua già stiamo sforando, anche perché l'uscita di adesso, praticamente di questo mese, o meglio del mese scorso, era il 17, quindi qui andiamo già oltre l'anime. Quindi vabbè, appena poi lo leggerò vi farò sapere. Questo è un manga che sicuramente recensirò, per gli amanti di Berserk, diciamo, e di quel genere un po' violento, un po' cruento, un po' sporco. Sporco non il tratto, perché il tratto comunque è pulitissimo ed è meraviglioso, ma un po' brullo, scuro, tetro. Ecco che Claymore è la risposta. Ho recuperato il 15 e il numero 2. Sono editi entrambi da Star Comics. Il numero 2 l'ho pagato 3,10, mentre il numero 15 3,90. Il prezzo è stato maggiorato con il tempo. E vabbè, quindi Claymore 2 e 15. Passiamo oltre e arriviamo a J-Pop. Finalmente è uscito Blade of the Phantom Master Shinhangyo Honshi, il numero 4. Di questo vi ho fatto una recensione. Questo, raga, è un manga bellissimo. Continuano quindi le vicende di Munsu, che si libera dalla sua prigionia, ma non vi dico cosa succede dopo. Manga molto bello. Si comporrà in 17 tankobon al prezzo di 6 euro l'uno. Edizione fantastica come al solito. Ve la faccio vedere perché ne vale sempre la pena. Edito da J-Pop, come al solito, fantastica edizione, con la sovraccoperta, con le prime pagine a colori. Quello che ho notato ultimamente di J-Pop è che forse, questo è proprio una pippa mia, cioè, qua rasentiamo come al solito la perfezione con le edizioni J-Pop, ma ho notato che ultimamente le copertine sono un po', non sono come dire fit, non sono come dire belle attaccate al manga, belle, le sovraccopertine non sono belle strette, belle che incorporano bene il manga, ma ballano un po', questo vabbè. È proprio una pippa mia. Comunque, Blade of the Thunder Master, Shinhangyo Honshi, molto bello. 6 euro, questo è il numero 4. Arriviamo a GP Manga, ragazzi. Qua molti hanno inneggiato al miracolo, leggendo, vedendo sto manga, eccetera, parlandone, ho letto anteprime fantastiche. Io sento puzza di cagata. Ma essendo il numero 1, l'ho preso. Sto parlando di Alice in Heartland, che dovrebbe essere un manga ovviamente sulla falsa riga di Alice nel Paese delle Meraviglie, il romanzo che tutti conosciamo, di Shumei Oshino. È un mangaka alle prime armi, è una mangaka, mi pare, alle prime armi. Vediamo un po' come se la cava. Prezzo 5,90 euro con sovracopertina, solita edizione J-Pop e GP Manga, un po' così. Però vabbè, vediamo se recensiamo o no. Ma il forte di questi acquisti sono due action figure, due figure in PVC, arrivatemi da E2046, il sito dove mi rifornisco, e sono una della edite da Kotobuika, e sono una di Sesshomaru, sto parlando del fratello di Inuyasha, e una di Inuyasha. Appena le scarto, appena le apro, le compongo, eccetera, poi vi farò un bel video su tutte le mie action figure, che sono anche abbastanza, nutro anche questo hobby, quindi, oltre ai tanti. Quindi per ora è tutto, ragazzi, da Seven Vanquisher. Ciao, raga.